solo pochi anni fa poteva sembrare un sogno correre con un'auto elettrica in mezzo a motori termici. Oggi invece quest'anno è una realtà e sarà una realtà, l'abbiamo visto già negli ultimi anni con la Formula E, lo vedremo alla fine dell'anno con il trofeo monomarca Jaguar I-Pace, ma soprattutto lo vediamo con questa Cupra E-Racer che sarà pronta probabilmente verso l'estate. A spiegarcela è Jaime Puig, ciao. Buongiorno. Direttore tecnico Seat Sport. Allora, intanto vediamo il nuovo logo Cupra anche sull'auto da corsa. Come è cominciato, come è nato il progetto della Ha cominciato Cupra quando, elettrica? Come sempre con la nostra storia un po', no? Che abbiamo fatto anche l'istoria del termico, no? Il TCR, questo che è stato successo, abbiamo detto che cosa dobbiamo fare a imparare in più e abbiamo pensato a fare tutto questo con l'elettrico, è un nuovo mondo, un mondo che si scopre tutto. Il target era molto forte dal nostro presidente a dire sì, ma voglio una macchina con la stessa, una touring car che non ci aveva nessuna e che si può fare le gare con le combustion engine. E per quello ecco, che hai detto già una cosa molto importante, voi non pensate a un trofeo monomarca di auto elettriche ma a confrontarvi direttamente con gli altri concorrenti con il motore termico. Sì, confrontare vuol dire avere la stessa performance, troppo sicuro che sarà qualche cosa elettrica, perché non si può confrontare sempre alla fine ad avere tutte le... Quello che volevamo è che il performance, il range e tutto sarà lo stesso che motori termici. E adesso con questo lo riusciamo. Sì, si può fare una gara insieme per guardarsi che siamo lì tutti insieme. Dopo in futuro stiamo lavorando anche con promoters e tutto, che cosa si fa il seguente passaggio. Step. La base tecnica è una Leon, ma poi qua tutto è differente. Sì, tutto è differente, abbiamo voluto rimandare con una Leon evidentemente. Certo, che si vede tutto, ottima base tecnica. Abbiamo voluto fare un gran buco, tutto la macchina, per alleggiare tutte le batterie che vanno dal fronte, tutto sotto e fino... E possiamo vedere dietro, anche dietro, fino... Fino dietro, dove c'era il sedile dietro, è un po' più grosso, perché abbiamo bisogno di tante batterie. Tante batterie di ioni di litio. 65 kWh per avere realmente... Molta energia da spendere e la potenza. Quanti cavalli? E da durare tante. Ecco, quanti cavalli sono? Cavalli sono 500 kW come picco e 300 come continuo. 300 come continuo. Come 300 kW come continuo. Il motore sono dietro, la trazione è dietro. Sono due motori posteriore. Sull'asse posteriore e la trazione posteriore invece che anteriore. Per un po' il reparto del peso e per mettere tutta la potenza. Come trazione sull'asse che poi è motrice. Le sospensioni sono differenti? Le sospensioni dietro sono totalmente differenti, in fronte sono simili alle Honda TCR, ma qui per avere questa potenza e tutto abbiamo preso un po' tutta l'idea della sospensione sono doppi triangoli, quindi più corsaioli di prima. Abbiamo la frenata rigenerativa, ovviamente, quindi un impianto dedicato al retrotreno. Quanto è possibile recuperare in una frenata fino al fondo rettilineo, secondo te? Approssimativamente 10%, 10% di ricarica. Si deve gestionare bene, perché se hai il pilota può spenderla poi. Sì, il pilota deve scegliere ricarica massima o no, adesso dove cambiare il repartitore quando freno. Quando vuole recuperare il livello deve modificare il ripartitore di frenata. Sì, perché qui con la ricarica si frena molto, ha troppo freno indietro, dove mettere più in fronte e frenare con più la sull'anteriore rotatana. quando vuole sarà ricarica. Tutta una nuova idea, anche gestione di gara, il pilota avrà molto più da fare, ma le sensazioni, l'entusiasmo sarà lo stesso senza il rumore del motore termico, secondo te? Sarà diverso. Cosa ti aspetti? Hanno tanto lavoro in fare tutto, primo in capire tutto, perché per tutti noi è nuovo, tutto non è un mondo nuovo.
nuovo che stiamo scoprendo, che anche gli ingegneri e tutti stiano imparando in come fare meglio, certo, tutte le cose. Voi la state, no? Assemblando adesso? Adesso assemblando tutto e 100% ecco, come la macchina, e vogliamo andare giusto dopo Ginevra a fare i primi test in gara. Avremo due, una per test e un'altra che abbiamo aggiornando. Quando pensate di essere pronti per un esordio? A fine all'estate, io credo verso l'estate tutti i test saranno più o meno finiti, fine anno avrete messo a punto l'iRacer per andare contro le combustioni. Ecco, per andare contro i motori termici, bene. Anche l'aerodinamica ovviamente ha subito una modifica, si vede abbastanza. Si è lavorato perché ovviamente abbiamo assaggiato con la stessa Leone avere un po' meglio dell'aerodinamica, sì, per essere più performance. Avete bisogno di più raffreddamento? Sì. Abbiamo bisogno di raffreddamento perché tutte le batterie, anche il motore, sono raffreddate con acqua. E certo, adesso abbiamo tutto il impianto in fronte che ci riparte dopo indietro. E un po' abbiamo lavorato in tutto quello che è l'estrazione frontale, un po' andando un passo in più. In più, l'alettone regolabile? Sì, l'alettone regolabile, qui è stato un primo design, sì, che certo, sarà regolabile per le gare. Ecco, il peso rispetto a una Leon TCR 2000 turbo? 300 kg in più, questo è quello che... Le batterie pesano. Sì, ci sono tanto in più di potenza, sì, ma quindi dovremmo un po' bilanciare. Anche in più, dobbiamo bilanciare, dobbiamo guardare tutto. Il ripartimento peso è più indietro, certo, non avanti, come era l'altra macchina, un po' meno all'inverso che quella termica. Il cambio, non c'è un vero cambio, ma un riduttore. No, è un riduttore e dopo tutti il differenziale che anche non ci c'è, e vectoring, certo, si fa con il vectoring, su ogni ruota. Ogni ruota quando hai bisogno di uno o dell'altro. Il pilota quindi può gestire la ricarica e il riutilizzo di energia che viene recuperata, sì, in frenata, ma abbiamo visto che può anche osservare dal display, e grazie alla telecamera esterna, vedete che gli specchi non ci sono, può vedere chi segue e chi ha a fianco, quindi è una sicurezza in più quando si è in bagaglio. Sì, è una sicurezza, e una per qualche piloti non hanno la scusa, non ci sono più scuse, non ti ho visto. Perché sulla veramente in fronte da lui ha le tre camere, due in ogni lato. Indietro, questo è un bel aiuto in corsa. Sì. Sì. E credo che è un passo in avanti, che questo anche nella serie nel futuro potrà essere. Assolutamente. Grazie. Allora, okay, grazie a voi. Allora in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie a voi.